Come state ragazzi? Sono Simone e oggi sono qua con un nuovo video tag challenge, non so neanche io come chiamarlo. Instagram comanda, decide cosa disegno. Vi ho fatto un sondaggio su Instagram per chi non mi segue, mannaggia a voi. Vi lascio qui tutti i miei nomi di musical e di TikTok. Ma spiegatemi sta cosa di musical che mi sto già un po' perdendo via. Boh, vado in vacanza, torno, si chiama TikTok, cioè cos'è, Kesha? Vabbè, lasciamo stare. Vi ho fatto appunto un sondaggio parecchio tempo fa, veramente un sacco di tempo fa, su chi dovevo disegnare, su chi dovessi, boh vabbè oggi non coniugo i verbi, quindi nessuno parli, non sa italiano, fa niente, oggi va così. Dico oggi va così tutte le volte, ma non importa. Vi ho chiesto chi tra due influencer, due fashion blogger, diciamo così, dovevo disegnare, tra Chiara Ferragni, De Ferragni It's Wedding, o tra Paola Turani. Quindi non lo so, fate sapere nei commenti voi chi avreste scelto. Comunque ha vinto, adesso guardiamo la percentuale bene, ha vinto Chiara Ferragni dell'85%, diciamo. Paola Turani invece l'hanno scelta il 15%, la scelta il 15%, e devo ammettere che praticamente tutti i miei compagni di università di moda hanno scelto tutti Paola Turani, praticamente, tranne qualcuno proprio. Eccoci qua. Allora, purtroppo volevo fare il video dove la disegnavo con la videocamera, solamente che ho iniziato a disegnare, poi non mi piaceva la faccia, allora l'ho dovuta rifare. Poi ho provato a disegnare, non mi piaceva l'immagine che ho scelto, allora ho detto senti, la faccio dopo. Alla fine l'ho fatta verso mezzanotte, quindi la luce faceva pena, quindi devo comprarmi, penso, la softbox con il braccio così, non quella così, ma quella proprio in alto, così almeno magari mentre disegno, qualunque orario, si veda qualcosa. Quindi io ho già qua il disegno, solo che per non fare sto video così breve e insignificante, prima di farvela vedere cosa mi è uscito, volevo rispondere ad alcune domande, quindi fare anche un piccolo ask su tutte le domande che mi avete fatto riguardante il liceo artistico, il back to school e tutto, così almeno facciamo due piccioni con una fava, in poche parole. Tanto nel titolo c'è scritto più ask, quindi non è una sorpresa tutto questo. Allora, Bennis mi scrive: ask Simos, durante il liceo sei mai stato cacciato fuori dalla classe o peggio, hai rischiato una sospensione o qualcosa del genere? Ti adoro, mi saluti, mi chiamo Benedetta, ti mando un bacio enorme Benedetta. Allora no, per fortuna non ho mai rischiato sospensioni, non sono mai stato cacciato fuori dalla classe, ero sempre uno studente ragazzi modello. Vari miei compagni sono stati cacciati fuori dalla classe e sono stati momenti veramente esilaranti, le cose più divertenti di tutto l'anno. Per esempio c'è un mio compagno che continuava durante la lezione a guardare il cellulare, tipo aveva qua il cellulare nella tasca, tipo così, e faceva sempre così per guardare sto cellulare. E il prof gli fa, chiamiamolo Marco, diceva: Marco, per favore non guardare il telefono. E lui, sì? Dopo 10 minuti, Marco, il telefono. E lui, sì sì, mi scusi. Dopo 20 minuti, Marco per favore. E questo metteva lì al telefono. Mezz'ora, Marco, il telefono. Questo Marco ha preso, questo qua si è alzato in piedi e fa: prof, lei mi ha veramente rotto il C-A-Z-Z-O. Non la sopporto più, così. Tutti tipo paralizzati, il prof tipo viola con la vena che gli pulsava tipo boom 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 così, e fa: Marco, vieni con me in presidenza. E lui, certo, ha sbattuto la sedia ed è andato così. Io morto, piegati tipo tutti quanti così scioccati, io morto perché fa: prof, lei mi ha veramente rotto il C-A-Z-Z-O in piedi, cioè ci mancava solo che dicesse Maria io esco, e veramente abbiamo battuto uomini e donne. Ile apostrofo S Channel, che ve lo
quello che vi chiamate tutti con la S come Simos, ormai mi sento a casa. Ask Simos, il voto più basso che tu abbia mai preso in generale e in arte. PS, ti adoro, mi saluti. Mi chiamo Ilenia, ti mando un bacio enorme Ilenia. Quando guardo i tuoi video schiaccio dalle risate, mio Dio. Ti mando un bacio ancora, ti ho anche messo il cuore. Così a tutti quelli che metto il cuore vuol dire che in qualche video vi ho risposto, in poche parole. Allora, il voto più basso che ho preso in generale è stato 2 in matematica. Il mio, diciamo, secondo giorno di liceo. Infatti se volete vi faccio anche lo story time sul mio secondo giorno di liceo. O quest'anno, ormai l'anno prossimo, perché ho talmente tanti video da fare back to school che non vi immaginate neanche. Quindi il voto più basso che ho preso è stato 2 in matematica, ve l'ho anche già raccontato varie volte. Nelle materie artistiche ho preso 3 in geometrico, educazione tecnica, diciamo così. È stato un momento molto esilarante. Oggi dico sempre esilarante. Praticamente c'era da fare questa, diciamo, verifica sulle proiezioni ortogonali. Io non le ho mai capite, perché è una cosa simile a matematica, a geometria, così. Io non è che io sono più uno spirito show your art, free your mind. Invece là era tutto tu. Mi metto dietro a un mio amico che si chiama Marco. Marco veramente in questo caso. Ho detto, cosa almeno guardo da lui. Ah, faccio, ti prego Marco, puoi spostare un pochino il foglio perché io non so fare niente. Ah, ok. Allora, praticamente, forse ve l'ho già anche raccontato, mi metto a copiare da lui tutte le proiezioni. Ah, lui fa una riga, la faccio anch'io, così così colà. Non mi ero accorto che la ragazza dietro di me stava copiando me, capito? Quindi lei copiava me e io copiavo lui, questo terzetto. Noi tutto nell'alfabeto eravamo tutte e 3 uno dopo l'altro. Quindi secondo me lui ha corretto le verifiche, ha visto che uno dopo l'altro c'eravamo noi, dicevamo questo è uguale, questo è uguale, questo è uguale. Quindi si è arrabbiato e ha messo un 3 a tutti. Lo so, è una storia molto triste e molto triste, però io non sapevo da che parte iniziare, quindi non copiate ragazzi, non copiate, perché veramente non fa mai bene. Sara che mi scrive, Ask Simos, hai un'altra passione oltre al disegno? Beh, direi che fare video può essere una passione, poi vabbè, mi piace un sacco la resina, il fimo, anche se ho pochissimo tempo per farli. Anche la fotografia, infatti chi mi segue su Instagram, vi adoro, grazie. Che mi seguite su Instagram. Poi c'è Iud Pazzo che mi scrive, cosa devo portare al liceo artistico? Guarda, ho fatto un video che si chiama cosa c'è nel mio astuccio del liceo artistico, quindi puoi guardarlo là che ti dico tutto praticamente. Torniamo zen ragazzi, adesso vi mostrerò finalmente Chiara Ferragni che ho disegnato. Quindi per voi 85% di Instagram vi mostro Chiara Ferragni che ho disegnato. Allora, questa qua è l'immagine da cui ho preso ispirazione, ragazzi. Eccola qua. La nostra bella De Ferragnez, eccola qui. Con un outfit molto sobrio, sobrio, come il solito proprio. Basso profilo, come sempre non si nota. Con questo tipo, chiamiamolo maglione oversize, chiamiamolo così. Con queste scarpe orribili, ma sapete che lei ha un problema con le scarpe. Tranne quelle del matrimonio, no, il matrimonio erano belle quelle scarpe. Vorrei fare anche un video reaction all'outfit del matrimonio e tutto, però non lo so, vediamo. Comunque, eccola qua, ragazzi. Vi lascio anche lo scanner qui. E adesso vi mostro cosa mi avete fatto fare. Oh, eccola qua. Allora, la faccia so che sembra la Madonna addolorata praticamente. Poi vabbè, qua c'è tutto questo maglione over, le sue gambine e infine le sue scarpe, le Lelli Kelly. San Lelli Kelly, eccola qua. E niente ragazzi, è questa qua. Spero che... Oh, si è afflusciata. Chiara, rialzati. Riprenditi, Chiara. Spero che vi piaccia. Ovvio, la faccia non è molto carina, però ho fatto del mio meglio, ragazzi. Ho fatto del mio meglio. Mi dispiace che non vi ho filmato tutto mentre la facevo. Però questo è. Questo è. Devo un po' organizzarmi. Ho usato anche lo sbianchetto per fare queste parti bianche. Il pantone rosso, tutti i pantoni ho usato. Poi qua ho provato a fare la texture
della lana, anche qua la texture della lana. E niente, eccola qua. Ovvio la mano l'ho fatta che fa schifo perché non so fare le mani. Devo ancora un po' impratichirmi. Allora ragazzi, questo video finisce qua. Io spero che vi sia piaciuto. Se non ho risposto alle vostre domande, non vi preoccupate, perché tanto farò altri tantissimi video Ask Simos. Un sacco di voi mi hanno scritto a Simone, ma perché non disegni Nicki Minaj? Sarà parte di un prossimo sondaggio, ci sarà sicuramente. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa Chiara Ferragni. E nulla, mi raccomando, seguitemi sempre su Instagram, su Facebook, su Tumblr, su Snapchat e su Musical.ly. Io vi mando un bacione a tutti, alla prossima. Ciao!